Ciao e benvenuta e benvenuto nel giorno 8 dei 28 giorni di The Magic. Oggi parliamo dell'ingrediente magico e inizia così il capitolo: il cuore grato è sempre in festa, come diceva Cameron, giornalista e uomo d'affari. E ovviamente qui torniamo un attimo indietro negli anni, nei secoli, perché la preghiera di ringraziamento per il cibo appena prima del pasto è proprio un'antica usanza che risale ai tempi degli Egizi. Quindi ovviamente poi il ritmo frenetico della vita di oggigiorno ci ha portato quasi a non pensarci neanche, a dare tutto per scontato, e specialmente sull'atto nel mangiare. Ma la ripresa di questa buona abitudine e di considerare, cioè, questo atto del nutrirsi come un'occasione di ringraziamento darà una spinta incredibile alla magia nella tua esistenza. E prova a pensarci quando ti capita di sentire proprio quei morsi della fame, e ti verrà in mente anche quanto è difficile e fai fatica a muoverti, ti senti spossato, a volte basta solo saltare un solo pasto. Quindi per vivere, pensare, stare bene, sentirci bene, abbiamo bisogno di nutrirci. Quindi ecco perché il motivo fondamentale per essere grati per il cibo è di importanza assolutamente vitale. E ovviamente prova a pensare anche la gratitudine ancora di più riguardo alle persone che hanno lavorato per farvi trovare il cibo in tavola. Sembra tutto scontato, ma non lo è. La frutta fresca, la verdura sono state piantate, innaffiate continuamente, protette per mesi fino alla maturazione. E poi c'è stato tutto il lavoro di chi ha raccolto la frutta, degli imballatori, dei distributori, dei trasportatori che di giorno e notte lavorano su lunghe distanze. E lavorano tutti perché tu abbia frutta e verdura fresca tutto l'anno, ad esempio, su questo settore. Vogliamo parlare degli allevatori di bestiame, dei pescatori, dei casari, coltivatori di tè, caffè, produttori di tutti gli alimenti confezionati che lavorano incessantemente per offrire il cibo di cui ci nutriamo. Ovviamente questo non ci pensiamo, ma la produzione mondiale di cibo è il risultato di un processo straordinariamente efficiente, che ha quasi del miracoloso se pensa a quanta gente è coinvolta nel mantenimento delle filiere, no? Che si concludono poi nei negozi, nei ristoranti, nei supermercati e quant'altro, in ogni casa. E ovviamente il cibo è un dono, è la cosa più importante, perché senza cibo moriremmo, ma ancor di più è l'acqua, perché senza acqua non avremmo né cibo, né vegetali, né animali, non ci sarebbe proprio la vita. Quindi l'acqua è indispensabile per tutte le preparazioni dei pasti, per annaffiare proprio gli orti, per lavarci, per pensa negli ospedali, nell'industria, insomma, veramente l'acqua. E come dice Lauren Hesley, se c'è un fluido magico che permea il nostro pianeta, si tratta dell'acqua. E ovviamente tutto questo ci parte a pensare quanto senza cosa sarebbe senza di noi, senza l'acqua, la nostra famiglia, i nostri amici, eppure siamo tutti qui. Quindi è fondamentale ringraziare dell'acqua e del cibo. E suonerà incredibile questo, come dice, perché la gratitudine non solo agisce sulla tua vita, ma anche sulla disponibilità mondiale del cibo. Ad esempio, se in tanti esprimessero gratitudine per l'acqua e il cibo di cui disponiamo, coloro che ne sono privi ne trarrebbero enorme giovamento. Infatti, sempre in virtù della legge d'attrazione, della legge di Newton, quella di azione e reazione, un'azione di massa che esprimesse gratitudine produrrebbe un effetto di pari dimensioni, modificando le situazioni in cui esiste una carenza di cibo e di acqua. E infatti poi la gratitudine che provi per l'acqua e per il cibo manterrebbe in circolo la magia che agisce nella tua vita, intrecciando il suo filo dorato tutto ciò che ti è caro, che ami e che sogni. E poi gli antichi pensavano che benedire con gratitudine l'acqua e il cibo purificasse qualunque cosa. E se consideriamo poi le teorie e le scoperte della fisica quantistica, come per esempio la teoria dell'osservatore, non possiamo fare a meno di pensare che ci avevano visto giusto. E infatti, secondo questa teoria, ti leggo qua, l'oggetto osservato muta per il fatto stesso di essere osservato. E se l'intensità della nostra gratitudine per il cibo e per l'acqua ricevuta potesse arrivare a cambiarne la struttura energetica, purificandoli persino, fino a determinare l'effetto finale di aumentare il benessere del nostro organismo, uno dei modi
per facilitare il sentimento della gratitudine e assaporare ciò che mangiamo o beviamo invece di trangugiarlo. E io ve lo assicuro, senza aver sentito tutto questo, io sono una persona che adoro assaporarmi il cibo e quant'altro. Infatti sono quasi l'incubo da cameriere, perché sono sempre l'ultimo a finire nel mangiare quando vado fuori, perché mi gusta ogni cosa. Io questo già ce l'avevo proprio dentro di me, infatti sto bene per questo e ringrazio. La prossima volta che mangi o bevi qualcosa, prova a trattenerlo un po' più a lungo in bocca, soffermandoti su ogni piccola sfumatura di gusto. È veramente eccezionale questo, e ti sembrerà che in bocca esploda una sinfonia di sapori. È esattamente così. Se invece non ti concentri, ingoi il boccone troppo in fretta, ogni gusto quasi svanirà, e ciò che lo esalta infatti è l'energia della tua concentrazione e della tua gratitudine. Allora, questo è un capitolo che a me veramente fa tantissimo piacere raccontartelo, perché è qualcosa che proprio ce l'ho dentro. E oggi, prima di mandar giù qualcosa, che si tratti di un pasto completo, di un frutto, insomma di qualsiasi cosa, anche acqua inclusa, soffermati a considerare ciò che stai per ingerire ed esclama a mente o a voce alta la parola magica: grazie. Se ti riesce poi quel boccone, assaporalo lentamente, non solo ti parrà più buono, ma ti aiuterà a provare un sentimento di gratitudine ancora più intenso. E se ti va per aumentare il senso di gratitudine, fai come me. È vero, ogni volta che pronuncio la parola magica, ondeggio la mano sopra il cibo come se lo stessi cospargendo di polvere magica, e immagino che la polvere purifica all'istante tutto ciò che tocca. Questo mi aiuta a percepire che è proprio la gratitudine l'ingrediente magico, e quindi mi fa venire voglia di aggiungerla a tutto ciò che mangio e bevo. Se ti può facilitare, fai conto di avere in mano una saliera magica con il quale spargi magia su tutto ciò che stai per ingerire. E se per caso durante la giornata ti rendi conto di aver dimenticato di pronunciare la parola magica grazie prima di cominciare a mangiare, non appena te ne accorgi, torna indietro con la mente di qualche istante prima dell'inizio del pasto e pronunciala in quel momento. Se ti dimentichi di rendere grazie per il cibo più volte al giorno, ripeti allora l'esercizio di oggi anche domani. L'importante è che non passi giorno senza che tu costruisca il tuo senso di gratitudine. Ne va dei tuoi sogni. Essere grati per le cose semplici della vita, come l'acqua e il cibo, è una delle forme più alte di gratitudine. E quando arriverai a provare tutta quella gratitudine, vedrai la magia realizzarci. E adesso siamo all'esercizio magico, quindi numero 8, l'ingrediente magico. Abbiamo parlato, questo davvero, ti ripeto, per me è importante ringraziare il cibo e gustarselo. Quindi fai nel punto 1 l'elenco delle tue fortune, seleziona le 10 scrivendo il motivo della tua gratitudine. Rileggi la lista in coda ogni voce e esclama grazie, 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 e senti quanta più gratitudine possibile per quelle fortune. Il punto 2, prima di bere o mangiare, fermati un attimo a considerare che cosa stai per ingerire e col pensiero o a voce alta pronuncia la parola magica grazie. Se vuoi, puoi anche cospargere di polvere magica cibo e bevande. E prima di andare a letto, il punto 3, stringi la tua pietra magica nella mano e di la parola magica grazie, pensando alla cosa migliore che ti è accaduta oggi. Anche per oggi è stato davvero un privilegio presentarti questo giorno, un giorno che, come ti ho detto, ce l'ho proprio nel cuore, perché adoro gustarmi il cibo, le bevande, e assaporandomi fino all'ultimo proprio morso o sorso. Quindi comincia a fare tu anche questo e vedrai che ti assaporerai molto meglio e imparerai davvero a porre gratitudine anche su qualcosa che diamo troppo per scontato, e scontato non lo è. Un bacio da Luca Vitali.